è come condurre una trasmissione, andare al campo e dirgli ai giocatori devi fare questi 100 metri in questi secondi, la partita va riempita. Se non c'hai poi i contenuti per riempire questo box della partita dove tutti i calciatori fanno 12 chilometri, 1000 metri fanno 12 chilometri, 1000 metri vanno fatti oltre 21 orari, poi ci sono 10 palle recuperate, ci sono 10 contrasti vinti, ci sono 10 palloni giocati bene per ogni giocatore e va riempita questa partita. Ma come non ero d'accordo quando qualcuno lo voleva obbligatoriamente in campo tutte le partite, non sono d'accordo adesso con chi ha cominciato a scrivere che questo è il suo ultimo anno. Perché quando mi vedranno entrare sarò sicuramente non gradito dal resto del gruppo, per cui vado lì, lo saluto e vengo via. Ti garba così? Ma tu sai che vuol dire una gestione dentro lo spogliatoio con lui che non gioca, che viene ad allenarsi e che lui se è attaccato così, lui vuol giocare, poverino, eh? Per cui io sono andato a dirglielo all'inizio dell'anno e mettiamogli bene in chiaro quello che è, la gestione è mia, però mettiamogli bene in chiaro quello che sarà il suo ruolo quest'anno, deve fare il giocatore, bene, il prossimo anno mettiamoglielo bene in chiaro, diciamolo insieme, parliamo insieme, invece poi si arriva, anche ora non, lui vorrebbe giocare, perché secondo me lui vorrebbe giocare. Ero io, non sono io quello che può dire quando Totti smette. Sulla terza sostituzione lo potevi mettere, io vi dico sì, mi dispiace, avete ragione, ma fino ad ora, quando l'ho messo 5 minuti, mi avete detto di tutto, che gli manco di rispetto, per cui averlo messo 5 minuti era una mancanza di rispetto, a detta di tutti, l'avete detto tutti. Lo volete far smettere?